Eccoci ritornati in diretta per la finale tra Pizzo e Garozzo. Siamo sull'1-1 e qui con noi ancora il commissario tecnico Sandro Cuomo. Eccoci, sì, salve a tutti. L'inizio di Paolo Pizzo è stato, come sempre nel suo stile, particolarmente aggressivo. In 30 secondi già due stoccate tirate, di cui un doppio, quindi 2-1 il punteggio per Paolo, che sembra voler mettere un po' le corde Garozzo con un ritmo alto. Enrico però sta schiacciando, nonostante la scarsa mobilità, sta schiacciando con molta intelligenza, perché senza scoprirsi, adesso abbiamo visto un'esternazione di Paolo, diciamo, verso il suo maestro, molto simpatica. 2-2 il punteggio. Non abbiamo ancora capito quali sono le reali condizioni di Garozzo. Beh, le condizioni non sono buone. Parlavo prima con lo staff medico, tra l'altro i crampi non si risolvono in pochi minuti di pausa, ma ci vorrebbe un recupero decisamente più ampio sotto il profilo temporale e alimentare. Quindi in questa fase Enrico cercherà soltanto di soffrire il meno possibile, esercitando probabilmente, ecco, questa pressione molto cauta. Ancora una stoccata di Pizzo. Sì, Paolo sembra aver trovato un ottimo tempo sulla pressione di Enrico, che appare sempre in ritardo. Negli ultimi due arresti almeno è parso visibilmente in ritardo. Paolo ha scelto un ottimo tempo in entrambi i casi, e ancora adesso sembra non pronto. E diciamo non ha l'ausilio delle gambe, perché questa era una botta dove la parata poteva funzionare se ci fossero state anche le gambe ad aiutare in fuga, così come adesso. Paolo sta sentendo l'odore del sangue e quindi credo che alzerà il ritmo fino alla fine del match. Un doppio in questo caso, Pizzo, diciamo, rispetto a Vallosio, atleta di tutt'altra esperienza, quindi potrà al meglio sfruttare questo deficit, diciamo, del suo avversario. 8-4 il punteggio. Pizzo ha già conquistato due volte il campionato italiano, mentre un solo titolo in bacheca per Enrico Garozzo. Sì, erroneamente io prima avevo detto che non aveva mai vinto, in realtà ha vinto nel 2015 Enrico, quindi il titolo già ce l'ha. E anche, diciamo, un passaggio di consegne che già c'è stato in passato con il vecchio capitano e il nuovo capitano della nazionale. Eh sì, sì. In effetti si tratta di questo. In soli due minuti siamo già a 10-6. Quindi era prevedibile, ecco, il crampo che torna alla carica. È importante che Enrico in questa fase non si faccia male, non subisca danni, quindi gli ordini di scuderia sono che all'intervento del medico, ovviamente dovesse rendersi necessario, Enrico si ritirerà. Quindi ecco, infatti si è ritirato Enrico, perché non possiamo rischiare in questa fase uno stiramento, uno strappo prima delle Olimpiadi, che ormai sono alle porte. Il match è inevitabilmente compromesso. E quindi si laurea campione italiano Paolo Pizzo. Sì, complimenti a Paolo, che ha dimostrato ancora una volta il suo grandissimo carattere e temperamento, portandosi a casa questo titolo con grande autorità. E anche ad Enrico, che ha fatto una grandissima gara, cedendo soltanto in finale a Paolo Pizzo, e anzi portandosi a casa un match, anche quello precedente con Andrea Vallosio,
seppur con evidenti difficoltà di mobilità. Quindi Enrico adesso potrà riposarsi e recuperare. Paolo ha vinto un importante titolo italiano per lui, perché lui aveva smesso sostanzialmente l'attività, aveva dichiarato la sua cessazione dall'attività agonistica. Poi dopo la qualifica, squadra qualificata, mi ha chiesto se avessi avuto qualcosa in contrario a un suo rientro, e io molto pacificamente, insomma, gli ho detto: certo Paolo, però devi dimostrare, ecco. E oggi Paolo ha dimostrato, quindi perché, ecco, non abbiamo avuto poi occasioni durante la stagione, perché sono state due stagioni molto complicate, appannaggio della pandemia, per cui non essendoci gare, purtroppo Paolo non ha potuto mettersi in evidenza o in mostra. Oggi ha fatto vedere quello che vale, ma noi già lo sapevamo, ma soprattutto ha fatto capire che è ancora estremamente competitivo. Complimenti a Paolo Pizzo, complimenti a Enrico Garozzo, complimenti agli altri due ragazzi sul podio, Andrea Vallosio e Enrico Piatti, e complimenti doppi a Enrico Piatti per la sua età giovanissima e per il titolo Under 23. Bene Sandro, allora non mi resta che ringraziarti per il tempo e per il contributo che hai avuto dedicare a Federsignale TV, e ti facciamo in bocca al lupo a questo punto per le prossime gare. Dai, incrociamo le dita. Crepi il lupo, grazie e un saluto a tutti. Ciao. Ciao Sandro. Allora, tra quanto avremo la possibilità di fare alcune domande al campione italiano in carica, Paolo Pizzo.
significato particolare. Sono cresciuto con lui come atleta, certo, nell'alternanza tra lui e Sandro Cuomo come CT, quindi è bello oggi che questo trofeo finisca a casa mia, ne sono veramente felice. Altra cosa che ci tengo a dire, sono fortunato perché c'è stata una grande interazione e collaborazione tra aeronautica ed esercito, perché mi hanno permesso di fare fisioterapia. Ultimamente ho avuto qualche acciacco fisico, mi hanno aiutato i professionisti dell'esercito. Senti, una dedica per questo terzo campione italiano? La dedica va sicuramente al mio maestro Andrea Giommoni, che ha avuto tanta pazienza, perché pure con la mia elezione a rappresentante degli atleti in giunta CONI, chiaramente ha avuto molta pazienza di aspettarmi per gli allenamenti, magari qualche ritardo. Lui è molto metodico, giustamente, e quindi mi ha sempre supportato anche quando la mia professionalità è venuta un millesimo meno, perché chiaramente l'impegno in giunta CONI per me è un motivo di grandissimo impiego, proprio di tempo, di energia e di passione. Quindi sono contento. Avevi detto che avevi smesso, hai ripreso a questi livelli, quindi c'è ancora strada davanti, è ancora fame, insomma. Io sì, oggi ho sorpreso me stesso, perché sai, tante volte parlano tutti, no? Ed è giusto che uno venga giudicato dall'ambiente, ma la cosa che mal digerisco è quando una parte di me continua a limitarmi. Lo facciamo tutti, no? Io sono riuscito a dimostrarmi oggi che anche nelle difficoltà, ancora una volta, si possono fare grandi cose. Non vedo l'ora di abbracciare mia moglie, le bambine, e di portare la medaglia, il trofeo, e arredare casa nella maniera migliore possibile, perché con due figlie condividere una cosa del genere ha tanta importanza. Bene Paolo, complimenti e a presto. Grazie. Allora io saluto tutti i nostri telespettatori e li invito a seguirci anche domani, dove trasmetteremo le gare di sciabola maschile e sciabola femminile. A domani.